Oggi ci troviamo a Soka, una piccola cittadina nella prefettura di Saitama, poco a nord di Tokyo. E siamo qua per percorrere gli stessi identici passi di Matsuo Basho, che è uno dei più grandi poeti di haiku giapponese. Infatti alle mie spalle c'è una sua statua e si dice sia passato per questa piccola cittadina durante il suo Hoku no Hosomichi. In pratica è il suo viaggio di 2400 km che ha fatto prevalentemente a piedi fino alle prefetture a nord-est. Uno dei concetti base di Matsuo Basho è che la vita è un viaggio. Ogni esperienza ci accresce. Questa scatola è stata fatta per il suo 300° anniversario del suo percorso di 2400 km. Questa qui è una statua che è stata fatta da Tadahiko Mujikura e infatti è stata rappresentata con Matsuo Basho che guarda dietro di sé pur continuando a camminare lungo il suo percorso. Ora vediamo cos'ha di particolare questo paesaggio e questo piccolo passaggio a fianco del fiume. Questo viale è veramente molto particolare e sapere che ci ha camminato uno dei più grandi scrittori di haiku giapponesi lo rende ancora più suggestivo. È stato mantenuto così come lo si vede fin dal 1630, quando sono stati piantati i primi pini. Questi qui erano all'inizio erano 500 e sono rimasti circa invariati fino al 1970, quando il loro numero scese fino a 60 per via del boom economico e dell'inquinamento. Poi, 8 anni dopo, meno male, grazie a delle associazioni, sono stati ripiantati tutti e ora siamo intorno ai 600 nuovamente. Una cosa che colpisce poi è il terreno, che è stato mantenuto inciottolato, proprio come ai tempi di Matsuo Basho. E c'è da dire anche che nel 2014 è stato eletto come uno dei paesaggi naturali storici più belli. Infatti, nonostante il tempo oggi non sia stupendo, anzi è un po' nuvoloso, certamente immaginarselo solo, magari nel periodo dei ciliegi, dove dall'altra parte del fiume sono stati piantati appunto dei ciliegi, dei peschi, deve essere molto molto bello. E siamo arrivati dunque alla fine di questo chilometro e mezzo rappresentato nell'haiku di Matsuo Basho Hoku no Hosomichi, un viale di pini giapponesi molto interessanti e molto suggestivo, molto consigliato per chi decidesse di visitare questa piccola cittadina che si chiama Soka nella prefettura di Saitama. Noi ci salutiamo, più avanti ci sono dei ciliegi ancora molto spogli visto che andranno in fiore fra un mese e mezzo. E vi saluto dicendo io sono Luca per The Japanese Green, ci vediamo al prossimo video. Ciao!